La mette, siamo tornati con il tutorial di come far mare velocemente. E questa volta, ragazzi, si tratta del terzo mare. Me l'avete chiesto un botto. E se vi chiedete perché ho 350 di energia, ragazzi, ho queste statistiche. Non fate come me, mi dà un pochino di statistiche, giusto il cappello da pilota. Ma vabbè, quello che volevo fare era correre veloce per fare il prima possibile. Preannuncio che questa cosa è meglio farla con due frutti. Come avevo detto anche già nello scorso video del secondo mare, a questo punto voi dovreste riuscire ad avere un Buddha o un Magma. Se poi avete alcune razze migliori, tipo il Ghoul o il Mink, per viaggiare più velocemente tra un punto e l'altro, ben venga. Però se siete human come... cioè, fa niente, ragazzi. Allora, la prima cosa che voi dovete riuscire a fare, una volta che siete arrivati nel terzo mare, spawnerete qua e dovete iniziare ad andare da questo tipo qui e farmare. Dovete farmare esattamente tutti questi qua. È abbastanza lineare come cosa fin qui. E infine il boss, il signor Pietra, il signor Sas... mega backup, si troverà qui. In questo caso non c'è. Comunque sarà esattamente in questo punto. E dovete riuscire ad arrivare fino al livello 1675. Mi raccomando. A parte gente che cerca di ammazzarmi. Comunque, una volta che avete concluso in questa isola qua, vi potete dirigere direttamente alla prossima quest. Dovrebbe essere qua nell'isola di Hydra. E questa qua è la zona. Allora, la quest, il tizio che vi dà la quest, dovrebbe essere di qua. Lì c'è il coso della home. Mentre questo qui è quello della quest. Qui la zona è un pochettino litigiosa, perché avete molti NPC. Alcuni sono qua, come si può vedere, altri sono là sopra e alcuni sono addirittura fuori, ed è un pochettino noiosa la situazione. Infatti io vi ho detto di arrivare fino al livello 1675, come si può ben vedere, in modo che potete fare direttamente il boss e non perdere tempo a fare avanti e indietro, perché davvero ci sono talmente separati e il tizio è lì, manco fosse al centro, ed è abbastanza noiosa la situazione. Invece il boss spawnerà sempre comunque qui in questa zona e lo dovrete farmare all'infinito facendo poi il server hop. Quindi tasto destro qui su server, aggiornando, e potete cambiare server oppure uscite da Roblox e rientrate su Bloxfruit. In questa maniera dovreste appunto cambiare server. Lo cambiate, riprendete la quest e lo uccidete di nuovo finché non arrivate al livello 1750, ragazzi. Una volta arrivati al livello 1750, ignorate questi bulbei qua sotto e non dovete neanche andare dai fantasma qua sotto. Quella è tutta roba per la quest della Yamma. Ma vi dovete dirigere verso il grande albero, che adesso non mi ricordo in tutta sincerità manco dove sta. Ah, ecco, vabbè, sì, effettivamente è gigante. Vi dovete dirigere appunto verso il grande albero. Arrivati qui al grande albero, ci dovrebbe essere quello che vi dà la quest qua vicino. Comunque, una volta arrivati a quel livello 1750, dovrebbe essere abbastanza semplice fare direttamente il boss. Perché? Perché vedete che anche in questo caso tutti i tizi sono abbastanza lontani. Uno è qua, uno è là, uno è di là. Ce ne sono, cioè, sono tutti sparsi. Questa cosa vi fa perdere un botto di tempo. È una cosa molto odiosa di Bloxfruit sotto il mio punto di vista. Quindi potete semplicemente andare da questo qua e prendere l'ammiraglio Kilo, che si troverà là sopra. Adesso io la prendo, ma anche se non c'è. Vi droppo anche un item che in questo caso non ce l'ho, che è il lei. Vi aumenta la rigenerazione del 50%. E si troverà qua sopra, proprio al centro dell'albero. Continuate a ucciderla utilizzando il server hop, quindi cambiando server, e dovete arrivare fino al livello 1869. Dovrebbe essere abbastanza semplice utilizzando i boss, perché vi ricordo, i boss vi danno molta più esperienza rispetto ai tizi normali. Poi se avete anche il per 2 dell'exp, che lo potete ottenere in diversi modi, anche andando al cimitero, poi vi farò vedere bene come, oppure utilizzando i codici, ma ormai nel terzo mare sono finiti tutti di sicuro i codici, li potete prendere qua attraverso i Robux. Non ci sono tantissimi altri modi, quindi principalmente codici e Robux. La prossima zona è la tartaruga. La tartaruga, io faccio prima andare con la home, mi sa tanto. Un'altra cosa molto importante, le statistiche, essendo che siete principalmente o con il Buddha o con il Magma, ragazzi, io vi consiglio una cosa molto semplice. Se siete con il Buddha, fate difesa e combattimento di ravvicinato di statistiche. Non buildatevi altre cose al momento, mi raccomando, anche perché con i codici, se vi volete fare ibridi, se vi volete fare Sword Main, Bloxfruit Main, con i codici potete avere un ripristino delle statistiche gratuito, o forse anche due. Quindi non è quello che vi interessa al momento. Al momento vi interessa level appare il prima possibile. Se siete Magma invece fate Bloxfruit e tralasciate il combattimento ravvicinato almeno un po'. Almeno un po', perché altrimenti non avete stamina per correre, molto semplicemente, come nel mio caso, che ho solamente 350. I portali si possono attivare solamente se uccidete almeno una volta Indra, il boss. Quindi se non li avete tocca fare tutto a piedi. Salve signore.
mi ha salutato, sembra molto amichevole. Allora, il prossimo obiettivo che vi dovete porre qui nella tartaruga galleggiante, nella tartaruga, è questo obiettivo qua. Questi qua sono abbastanza semplici perché sono tutti vicini. In questo caso, se avete il Buddha soprattutto, è un gioco da ragazzi, basta fare due dash e ce la fate. E il tizio è qua. E dovete arrivare fino al livello 1974, mi raccomando. Sicuramente vi chiederà più di un tipo di NPC, in questo caso è esattamente il pescatore assalitore e il capitano pescatore. Stanno arrivando a killarmi? Non ne ho la più pallida idea, ciao bello. Alcuni sono di qua, mentre gli altri sono di qua. E ci dovrebbe essere anche Longma. Vabbè, no, Longma spawna di qua ed è il tizio che vi dà più esperienza di tutto. Quindi se dovete fare alcuni oggetti, delle spade, in quanto di maestria, potete andare direttamente da lui e killarlo. C'è abbastanza frequentemente, a dirla tutta. E quello lì è un hacker. Mannaggia tutto. Quindi, una volta arrivati a 1974, vi potete dirigere verso questi qua, dove più o meno era andato l'hacker, mi pare. Nei dintorni. Dovrebbe essere qua nei dintorni il signor. Ah, eccolo qua, sì. Questo qui è l'hacker, infatti. Se pareva, che brutta bestia, guarda che schifo. Allora, ci dovrebbe essere il tizio che vi dà le quest. Potrebbe essere lui, non so se mi sbaglio. Sì, è questo qui, e dovete arrivare fino al livello 2001. Allora, il procedimento per farmare qui è abbastanza semplice. Dovete semplicemente attirarli tutti quanti. Quindi io prendo questo, io prendo questo. Adesso io ho poca stamina, quindi non ce la farò per bene. Li prendete tutti quanti. Questi scemi vi arriveranno tutti quanti addosso. Non sono chissà quanto forti. Vedete, hanno degli attacchi che si può prevedere abbastanza facilmente. E semplicemente, se avete soprattutto il Buddha o il Magma, sarà un compito molto molto semplice. Loro tenderanno sempre, anche se respawnano, ad arrivare verso di voi. Molto semplice. Poi, dopo aver effettuato le uccisioni su questi qua, potete andare direttamente sui moschettieri, il pirata moschettiere, che si troverà esattamente qua dietro. Sono questi qua, e anche questo qua è molto semplice. Con il Buddha, letteralmente, fate pochi dash e li riuscite a prendere tutti quanti. Lì vicino c'è anche la zona dove si può prendere il God Human, ma siamo a livelli abbastanza bassi, quindi non so se avete già tutto a questo livello, sarò sincero. Dopodiché dovete arrivare al livello 2055, siamo già arrivati oltre il livello 2000 ragazzi, quindi non manca tantissimo. Per poi riuscire a fare, ragazzi, un pochino più avanti, questo qua. Questo qui ovviamente lo potete fare solamente se ce la fate, in realtà non è molto consigliato perché dove si trova? Di qua, c'è abbastanza strada da fare ed è noiosissimo da fare, quindi se c'è fatelo, ma altrimenti fate prima andare avanti con i moschettieri di qua. Si trova di qua. Infatti io neanche lo trovavo, ragazzi. Io farmavo, non facevo i boss perché non sapevo dove erano. Guardate quanto sono nascosti. Qui neanche c'è. Quindi ha anche un tempo di respawn abbastanza alto, mi pare di ricordare. Siamo sui 20 minuti, mezz'ora. E ha due fasi. Quindi ha tanta vita. Tanta vita e fa anche male, volendo. Dopodiché potete andare verso il cimitero. Ora, da che parte era il cimitero? Meno male che praticamente volo io con questa cosa. Devo riuscire a trovare il cimitero, mannaggia, facciamo prima a fare così. Sono Max Verstappen, no, è velocissima sta cosa, incredibile. Comunque, il prossimo appunto è qua, il castello infestato, il cimitero. O meglio, nella zona del cimitero. Il tizio che vi dà la quest è qua. Ci sarà un hacker, come sempre? Vedo movimenti strani? No, sono movimenti normali. Comunque, il tipo è qua, Hunted Castle Giver 1. E potete iniziare a fare gli scheletri. Allora, gli scheletri vi inizieranno a dare delle ossa. Le ossa lo potete fare 10 volte questa cosa, mi raccomando, 10 volte. E dovete utilizzare per ogni volta 50 ossa. Qui dentro, questo qui, è l'NPC che vi dà delle cose casuali. Quindi ogni 2 ore potete fare 10 roll. Tra cui l'exp per 2. Quindi a questo punto voi potete riuscire ad avere un altro po' di exp per 2, che non è male, essendo che noi in questo istante stiamo farmando, ed è quello che vogliamo. Comunque, qua vi consiglio addirittura di fare solamente i Reborn Skeleton, perché, ragazzi, gli zombie sono di qua, quindi abbastanza più in là. Poi ce ne sono anche altri, è vero, ma sono letteralmente dentro il castello. E qui poi sì, potete continuare e fare questi qua non è male. Poi arriva la parte noiosa, perché le mummie tocca fare tutto il giro. Cerco sempre di ammazzarmi sti qua. Tocca fare tutto il giro e andare giù di sotto. Ma che vuole? Ma che vuole? Dai che non ho stamina, non vi posso affrontare. Pussa via. Cosa volete fare? Cosa volete fare? Dai, raccontami tutto. Wow, incredibile. Wow. Oh, fantastico. Freschissimo. Ah, wow, un po' troppo però. Che vuole questo? Che vuole? Ah, levatevi.
basta! Oh mio Dio, ma mi ha ammazzato tutti. Sono quasi arrivato a 3 milioni anche di qua. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Dai, cosa vuoi? Posto. Problema risolto, andiamo. Comunque, una volta che siete riusciti ad ottenere magari anche qualche per due e avete fatto tutto quanto, dovete essere arrivati più o meno al livello 2161. Quindi stiamo parlando di livelli abbastanza alti. Ho rubato una nave. Comunque, dicevo, potete andare verso la zona qua giù dei dolci. Dovete andare dal tizio del burro di arachidi, qualcosa del genere, un attimo. Ok, mi sono praticamente rigenerato la trasformazione, il Peanut Quest Giver, ecco sì, quella del burro di arachidi praticamente. E dovete iniziare a far fuori gli scout degli arachidi, che comunque sono qua nei dintorni, sono tutti questi qua. Comunque dovete riuscire a continuare a fare le quest fino al livello 2213. 2200, quindi sì, potete usufruire anche di questi qua, che comunque dovrebbero essere abbastanza vicini, dovrebbero essere esattamente dall'altra parte. Quindi ecco, sono questi qua sopra. Tutto fa brodo, qua siamo tutti vicini, come si può ben vedere, è anche una buona zona per aumentare la maestria. E io infatti spesso quando devo farmare vengo infatti qua. Piccola info, la Cake Queen, che si troverà qua dentro, è il boss che vi dà più esperienza di tutto il gioco. Quindi fate questo qua se dovete fare exp per le maestrie e quant'altro. E infatti poi voi vi potete mettere qua dall'Ice Cream Chef e andare a fare le sue quest. Infatti poi c'è la Regina Torta, la Cake Queen, 2175. E dovete arrivare fino al livello 2350. Adesso, io vi raccomando di fare queste due, le prime due quest, perché la Regina Torta, la Cake Queen, ci mette mezz'ora a spawnare. Quindi non ne vale la pena, ragazzi, secondo me, aspettare così tanto per fare un boss. Ok, sì, è utile, ma se lo fate, dovete sperare nel server hop, perché ci mette mezz'ora. Quindi potete fare il server proprio in continuazione, ma non è detto che in tutti i server ci sia, anche perché quando spawna quasi tutti vanno a farla, perché appunto vi dà un botto di exp. Poi, una volta arrivati al livello 2350, vi potete dirigere qua vicino. Qui la zona è tutta molto vicina e anche gli NPC, ok, di noi backflip, appunto di questo tipo qua, sono tutti quanti vicini. Quindi qua potete farmare molto bene. Piccola info, questi NPC qui non hanno nessun colpo dalla distanza, quindi è ottimo se dovete level upare le armi a distanza, tipo la Soul Guitar per esempio. Il vostro obiettivo qui è arrivare al livello 2375. Infatti potete farmare tranquillamente anche i Cake Guards, quindi le guardie torta più o meno, che sono questi qua. È molto molto semplice questa zona. D'altra parte c'è il Cake Quest Giver 2. Potete fare anche le sue, perché qui la zona è molto molto semplice. La zona più noiosa secondo me infatti è quella dell'isola delle Amazzoni. Cioè lì sono talmente distanti che non riesce. Qui invece guardate, sono tutti qui di fianco. Fate questi qua, poi finite, andate a fare questi qua. Ce la fate bene, insomma. Qui non è difficile. Una volta infatti poi arrivati al vostro obiettivo, vi potete dirigere qua di fianco, in queste montagne di cioccolato penso, perché è tutto fatto di cioccolato più o meno qua, e fare questo qua. Questa qua è la zona che utilizzo io per farmare, quindi è ottima. Qui c'è il tipo, qua ci sono i primi, laggiù ci sono, mi pare, i secondi, non mi ricordo. Comunque ce ne sono diversi ed è anche abbastanza facile riuscire a farmare. L'altro che vi dà le quest è qua dentro, è un pochettino nascosto, quindi ve lo faccio vedere appunto, il Chocolate Quest Giver 2. Qui è tutto unito, quindi qua potete andare molto lineare, bene o male in tutte le cose dei dolci potete farlo. Ed il vostro obiettivo è arrivare al livello 2400. Una volta arrivati al livello 2400 potete andare nell'ultima zona, che è qua, quella innevata, dove c'è anche l'evento di Natale, quando è Natale, vabbè, almeno era qua l'ultima volta, poi non lo so. E qua c'è il primo, ah no, no, quello lì, quello delle cose, delle barche. Allora, dov'è? Eccolo qui, il Candy Cane Quest Giver. Questo qui vi dà entrambe le quest, quindi potete sempre andare da lui, e sono il Candy Pirate e lo Snow Demon. Sono tutti qua. Cioè voi fate questi tre, poi fate questi, poi girate. Respawnano quasi in continuazione, quindi il tempo che finite tre, fate gli altri tre, questi qua sono già respawnati. È molto semplice, e stessa cosa di qua. E niente, da lì arrivate fino al livello 2500, se non erro. Anzi, no, è vero, giustamente, il livello 2550 si ottiene facendo anche la nuova isola, che è Tiki. Quindi una volta che siete arrivati al massimo, il livello 2000, oh mio Dio, fatemi controllare qua.
al 2425, io vi consiglio fino appunto al livello 2450, perché penso che sia quello lì il minimo per fare, adesso non mi ricordo bene, devo andare a controllare. Potete andare verso Tiki, guardate lì c'è infatti un tizio che sta cercando se c'è la Cake Queen. Tiki ragazzi si trova letteralmente dall'altra parte, quindi fate prima fare TP. Mettete sempre la home qua, con il DP intendo la home che sta qui nel castello. È la zona migliore perché appunto poi hai i teletrasporti per andare nelle isole vicine. Tiki ragazzi è letteralmente l'isola qua giù, è l'ultima che hanno aggiunto. Ora penso che bene o male tutti la conoscono, perché è da lì che si può partire a fare il Leviatano e tutti gli eventi del mare. Ma magari uno che è appena iniziato, non si è spoilerato niente, vuole iniziare, non lo sa giustamente. Cioè tu dici, sono tutti qua vicini, finisco il livello qua vicino. No, invece è di qua l'altra, è di qua. Anche perché come isola è molto importante, non ci sono solamente gli eventi del mare, il Leviatano, ma c'è anche la torre dell'Enchantly e c'è anche la zona in cui potete prendere la sottoclasse. Questo è qua, il Shipwright, non lo so come si dice, non ho delle idee. Comunque, potete iniziare, se non erro, da questo qua, o era dall'altro? No, questo qua penso che siano quelli più alti, 2500, Sunken Sea Warrior, penso che sia questo qua. Ecco, infatti, 2450, allora prima non mi sono sbagliato. E niente, iniziate con questo tizio e poi con l'altro, potete fare semplicemente così, in linea abbastanza retta anche qua, perché vedete, 1, 2, 3, 4, 5, sono qua. Aspettate un attimo che respawnino, li potete attirare tutti insieme e farli fuori tutti insieme. Se siete Buddha o Magma è molto molto semplice. Dopodiché fate questi, poi andate dall'altro, fate la stessa cosa, li atterrate e li uccidete finché non arrivate al livello massimo, ovvero il 2550. E potrete avere le statistiche completamente maxate. 3 possono essere maxate ragazzi. Quindi vi ho spiegato come arrivare al livello massimo e completare il terzo mare. Dopodiché voi potete iniziare a fare tutto il resto diciamo di secondario, come gli eventi del mare, come per esempio la sottoclasse, PvP, gli scambi, eccetera. La cosa primaria, che appunto level appare, l'avete compiuta. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, spero vi sia stato utile, e date un'occhiata anche al mio negozietto, mi raccomando, e se volete ci sono gli abbonamenti attivi, che ci sono vari vantaggi, come per esempio i video in anteprima, quindi se devo postare magari qualche video molto carino, lo posto in anteprima solamente per gli abbonati e poi magari uno o due giorni dopo verrà pubblicato anche per tutti gli altri senza nessun problema.